Ale, oggi a Literature for Dummies È parleremo. un po' scuro però, eh. Capito, un po' scuro giustamente perché è il crepuscolo e come avrete capito, ragazzi, perché ci hanno informato che non dobbiamo chiamarvi bambini, oggi parleremo dei crepuscolari. Allora, i crepuscolari sono nati, non mi ricordo quando, indicativamente il termine è stato canonizzato nel 1910 da parte di questo critico tale Borghese qualcosa che scriveva sulla stampa. La stampa, dunque, voi potrete capire che uno degli epicentri di questo movimento è stato Torino, Torino con Guido Gustavo Gozzano. Gli altri due sono stati, adesso vedi, non me lo ricordo, signorina Itala, non mi ricordo quali sono stati gli altri due epicentri. Vabbè, senta, passiamo subito alle domande. È stato un movimento comunque frammentato, Roma? sì, eh? Roma? Ma Roma, Roma, però non mi ricordo l'altro. Andiamo alle domande perché se ne direttamente. erano tre? Forza, forza. Allora, dato che ha parlato di Sì. Borghese, spieghiamo la frase di Borghese. Due punti, aperte le virgolette. Basse, basse, quando ci sono le citazioni, le virgolette sono basse. Sì. Lirici che si annoiano e non hanno nulla che un'emozione da cantare. Due punti. La Sì. torpida malinconia di non avere nulla da dire e da fare. Chiuse le virgolette, sempre basse. Dovrebbe Boh, spiegare non la lo so. frase. Allora, sì, beh, diciamo che si era chiusa la grande stagione di Pascoli e D'Annunzio, adesso, oh cazzo, ma come facciamo? Noi non abbiamo il loro valore di poeti vate, eccetera, eccetera. E dunque hanno pensato bene di ricondursi un po', no, a quella scrittura nichilista, in un certo senso, dunque molto più abbassata nei temi, molto più abbassata nello stile, che comunque contiene lo stesso degli elementi aulici e cose così. Tuttavia, ragazzi, tuttavia, diciamo che c'è anche una combustione di dialettismi, termini colloquiali, un po' come quelli che usiamo noi qua, no? Con la mia gestualità molto pronunciata. E dunque, direi che si possono spiegare così queste due frasi, senza dubbio pertinenti col movimento. Ma quali legami esistono tra questi poeti e Pascoli e D'Annunzio? Beh, dunque, loro devono raccoglierne l'eredità, chiaramente sentono di non esserne in grado e dunque secondo me questo è il legame che c'è tra di loro, il fatto di sapere di non poter raggiungere i loro fasti. La grande stagione, la grande stagione della letteratura italiana contemporanea era già stata toccata da loro. Ecco, per Ok. poi essere succeduti dai vari Saba, Montale, non cito quello stronzo di Ungaretti. Ce ne ha già parlato abbastanza, quindi non so, collochiamo un attimino nel periodo storico questi poeti. Abbiamo tre opzioni. 1893-1903 a Roma, Linetta Torino. Dal 1903 al 1911 sempre Roma-Torino, 1903-1911 Roma-Milano. 1903-1911 Roma-Torino, perché Milano non c'entra niente, perché poi all'esame mi hanno chiesto, ma allora quali sono gli epicentri? Ho detto Milano, perché Moretti collaborava col Corriere della Sera e giustamente l'assistente mi ha fatto notare, ma non poteva questo fare il corrispondente? Risposta, sì, zitto, me ne sono andato con le pive nel sacco, non fatelo a casa. Ok, gli esponenti Sì. maggiori, abbiamo detto già Gozzano, abbiamo detto già Moretti, E manca l'altro? Sergio Corazzini, poraccio, che brutta vita. Ok, ci vuole dire qualcosa Di della vita Sergio di Corazzini, Corazzini? signor. Allora, ragazzi, una sfiga incommensurabile. No, perché inquadra la maglietta sempre? Allora, una sfiga incommensurabile, cioè praticamente questo è nato nel Beh, non diciamo 1886. cose che non No, sappiamo. lo vado a prendere. Nel 1886 lo sfigato si è ammalato di tisica, aveva 15 anni ed è morto nel 1907, ovvero a 21 anni. Insomma, molto sfigato, bisogna dire, molto. Perciò voi non ammalatevi di Non tisi. ammalatevi di tisi, ragazzi, ricordatevi lo sciroppino per la tosse, fa sempre bene, sempre. Allora, una cosa molto importante, spieghiamo come cambia con i crepuscolari il concetto di poeta e di poesia. Allora, appunto, il poeta non è più un vate, dunque una guida spirituale o anche al sesso nel caso di D'Annunzio, ma diventa appunto una figura molto umile, quindi anche la poesia ormai è una cosa che avendo già toccato gli apici più alti, diventa una cosa molto più tranquilla, molto più terra-terra, mettiamola così. Possiamo Mettiamola così. citare anche una poesia a Dobbiamo tal citare anche una proposito. poesia, ma di chi precisamente? Di Corazzini. Di Corazzini, La delusione del povero poeta Desolazione. sentimentale, Desolazione del povero poeta sentimentale, scusatemi, in cui lui dice: perché mi chiedi se io sono un poeta? Io non sono un poeta, intanto scrive poesie, ma che cazzo, Ma perché cioè, era solamente ma un piccolo fanciullo che piccolo fanciullo piangeva. che piangeva, intanto scrive poesie. Allora, pirla, se non sei un poeta non scrivere, no? No, beh, no, io Corazzini lo rispetto, comunque.
comunque, l'ho apprezzato. Vogliamo dire anche qualcosa riguardo della forma metrica? Mi ha finito l'acqua, veramente quello è il bicchiere, mi fa quei fiori lì. Ecco. Quale forma metrica ha questo testo, sia Desolazione del povero poeta sentimentale? 8 strofe di endecasillabi, 8 strofe di alessandrini o 8 strofe di versi liberi? Io penso versi liberi, ma non ne sono sicuro, Anch'io penso versi liberi, sinceramente. Fidatevi della signorina Ida, che ha preso più di me all'esame. Allora, quale particolare aspetto del testo è tipico di Corazzini? Le immagini di cose da poco? Certo che pure, cioè, come sì, le domande sono veramente fatte a cazzo. Cesare e Clelia, cioè, adeguatevi però, Le immagini religiose o le sensazioni di messe? Boh, penso la prima, che non mi ricordo cosa sia, ma è quella più nichilista di tutte, dunque tenderei a dire quella. Ok. Ok. Poi, che cosa possiamo dire? Boh, non lo so. Ah, i modelli di riferimento comunque più importanti per i crepuscolari. Sì. Sono i futuristi italiani, gli espressionisti tedeschi, oppure i simbolisti francesi. Ma io che cazzo ne so? Lei lo sa? Ecco, non lo sappiamo in due. Ragazzi, non vi preoccupate. Andatevelo a cercare sulla Wikipedia, non possiamo mica farvi tutto noi. Attenzione. Spiega quale ruolo ha avuto il modello di D'Annunzio per la poesia di Gozzano. Ma che cazzo di ruolo ha avuto? Ma che domande sono? No, perché allora... Allora, i crepuscolari sì. Abbiamo detto che si pongono, cioè, in una posizione di contraria, no? A Pascoli, D'Annunzio, cioè comunque sì, si rendono conto che non possono, per quel motivo, che certo. Non possono più fare quel genere di poesia, perciò fanno tutt'altra cosa. Certo. Gozzano è l'unico che attraversa D'Annunzio, cioè nel senso lui ha una... pedonali, bambini, mi raccomando. È influenzato in una certa maniera da D'Annunzio. Sì. Adesso muovo il labiale, così sembra che sia io a parlare. Vadi avanti. Da D'Annunzio, e quindi pur facendo una poesia... Mi metto in imbarazzo in questa maniera. Pur facendo una... Vadi! Pur facendo una poesia di tutt'altro tipo, comunque ha una... cioè è influenzato un po' da D'Annunzio. Certo, infatti, è quello che stavo dicendo io con il labiale. Soprattutto per qualche argomento aulico, comunque qualcosa al riguardo. Certo. Ecco. Bene. Quali opere di Gozzano possono essere ricordate? Beh, allora, ragazzi, la più importante è senza dubbio I Colloqui, che è questa raccolta... I Colloqui. Cazzo I Colloqui. Mi hanno chiesto quale fosse la raccolta più importante di Gozzano, naturalmente non la sapevo. Non fatevi cogliere impreparati, non arrivate con questa faccia all'esame. I Colloqui, la raccolta più importante, divisa in tre sezioni che ricalcano un po' la sua vita. Quindi la prima sezione è Il giovenile errore, chissà perché poi il giovenile non il giovanile. Seconda, Alle soglie, la terza, Il reduce. Non chiedetemi il significato, andatevelo a cercare. Ma Totò Merumeni. Totò Merumeni era qualcosa, boh, non so. Non confondetevi con Merumeci, che invece è... E non confondetevi con quel pasticciaccio brutto di via Merulana, ah, di giusto, cui parleremo via Merulana. Successivamente. Tutti con sto Meru in mezzo. Ma si vede che andava di moda ma all'epoca. Ma che cazzo, chissà il motivo. Ma invece Marino Moretti le è piaciuto molto. Ma Marino Moretti più che altro ha vissuto troppo a lungo, secondo me. Poteva scambiare un po' di anni come della Gadda. Sua vita con il povero Corazzini. Gadda almeno ha scritto delle cose interessanti. Che palla, ha visto troppo. Marino Moretti ha vissuto la bellezza di 84 anni e ha scritto per quasi 30 anni per il Corriere, ha scritto un casino di opere, ragazzi, veramente troppe, non ho voglia di menzionarle. Devo menzionarle? Menzioniamole, 1905, Fraternità, 1910, Poesie scritte con lapis, 1911, Poesie di tutti i giorni, confluiscono in tre antologie, 1919, le poesie dal 1905 al 1916, 1949, Poesie scritte con lapis. Capirete anche voi la fantasia di questo autore che si è sforzato di creare un titolo, Poesie scritte con lapis, lo ha riciclato, e poi per il resto tutte poesie. Pirla! Allora, col cazzo che io editore avrei stampato uno che aveva questa fantasia nei titoli. Col cazzo, però col cazzo. Aveva già un nome fantasioso, comunque Marino. Sì,
un po' come l'opinionista sportivo della Rai, Marino Bartoletti, tanto quanto. Forse. Vabbè. Beh, ma antologizzata ci sarà una poesia, credo, intitolata De Pisis. Sì. Allora, questa Chi è poesia, il ragazzi, protagonista? questa poesia, dunque, il protagonista, vabbè, è O oh, sempre Lo Giù ha Marino. scritto qualcosa. Lo Giù ha scritto qualcosa, Lo Giù lo salutiamo, è il nostro altro uomo della macchina da presa. Dunque, De Pisis è tale pittore che si è stabilito a Parigi. Filippo De Pisis. Sì, lui. Si è stabilito a Parigi, vive a Parigi, un giorno Marino lo va a Un trovare e culattone, questo. tra E l'altro. questo, ma signorina Itala, non facciamo omofobia qui, No, no, però nel insomma, siamo per senso. tutte le forme di No, amore possibili e certamente. immaginabili. No, appunto, cosa succede? C'è questo ritratto dell'amico pittore della sua vita vicino a Montparnasse, insomma, posti importanti, no? Mica come Marino Moretti che viveva chissà sa il cazzo dove. Fatto sta che è divisa in tre strofe, la prima è un ricordo ironicamente leopardiano, non mi ricordo se fosse una citazione tipo da Silvia, se l'andate a prendere comunque la trovate senza dubbio. Secondo è un menù ironicamente scritto in francese, in realtà poi ci sono soltanto tre o quattro parole scritte in un francese molto maccheronico. E infine, nella terza strofa, c'è questo tipo che prova a vendergli un quadro. E vabbè, che dobbiamo fare? Per 100 lire, tipo, 100 franchi, 100 franchi, 100 franchi, perché la valuta francese all'epoca erano i franchi. Adesso qual è? Gli euro, gli euro. Fate delle cazzo di lezioni di economia. Allora, vabbè. Sì, però niente tempi morti, dai. No, vabbè, nel senso, non so quali altre domande fare. Ancora una, l'ultima, dai, l'ultima domanda, che poi salutiamo i ragazzi. Qui c'è molto Gozzano. Una domanda su Gozzano ancora, allora. Montale dice a proposito del linguaggio poetico di Gozzano che egli per primo ha fatto cozzare l'aulico con il profano, B ha fatto subentrare l'aulico al profano, C ha sostituito il profano all'aulico. Ma io che cazzo ne so? Vabbè, andiamo ad Allora, intuizione. andiamo ad intuizione. Ha mischiato senza dubbio il linguaggio aulico e profano, però diciamo che la prerogativa, sposto la domanda su un altro argomento pertinente per Gozzano, così chiudiamo. Gozzano, a differenza di Corazzini, per esempio, si nascondeva molto dietro all'ironia, che era un elemento fondamentale della sua opera, perché essendo lui comunque un poeta straniatosi dalla società e dal suo stesso movimento poetico, non si sentiva di appartenere appunto ai crepuscolari, un po' come Balotelli quando gettò in terra la maglia dell'Inter. Ecco, appunto usa l'ironia come specchio riflesso, no? Buttati nel cesso, come un mezzo per difendersi, insomma, dalla sua stessa poesia. Non gli piaceva ciò che faceva e allora, ironicamente, lo faceva notare. Ok, Direi che possiamo chiudere così. chiudiamo qui, chiudiamo sempre con I consigli per gli acquisti? esatto. Allora, Gozzano, ok. Corazzini pure. Francamente, Moretti è sempre stato un pigliaculo, secondo me. 85 anni di pigliaculo.